Ciao, benvenuti all'ultima parte del video sull'arena con Hunter. I primi due video li vedete qui, ma sono maestro a indicare. Quindi li vedete qua sotto, link anche in descrizione. Oggi andiamo fino in fondo. Dove arriviamo? Arriviamo. Dai, forza, credete in Budi, credete in Budi. Ah! Queste sì che sono belle notizie. Belle notizie, 5-1. 5-1, che belle notizie. Le belle notizie. Lui ha top deckato, io ho top deckato. Secondo me siamo pari. Pari e patta. Pari e patta. Ok, Secret Keeper si potrebbe anche tenere contro Hunter, è vero che non è un granché, però magari tanto lui ci casca e mette il segreto. Non si sa mai. Non si sa mai. Potrebbe benissimo succedere. Oppure potrebbe pescare io il segreto. Che ne sapete voi? Che ne sapete voi? Può succedergli tutto. Questo è un ottimo inizio. Sembra un mid-range hunter. Un secret hunter. Ok, il Ruegnello o la Teappolella? Metto la Teappola perché nel caso in cui lui abbia Grievous Bite, quello che fa 2 danni e 1, se io metto Ruegnello lui mi punisce in una maniera indecente. Indecente. È vero che con Ruegnello mettevo più danni su board, però c'è anche chi se ne frega. Oh wow. Oh wow. Lui punta tutto ed è teatro il minion nella sua mano. Facciamo arco. È sempre la scelta più saggia. Vediamo se ha un death teatro il minion in mano difesa qua. No, la Uzz no, però. La Uzz, devo dire la verità, fa male. Fa male, molto male. Fa molto molto male. Allora, preferisco fare una cosa del genere. Se lui mette un taunt, probabilmente andrà a faccia con quella 4-2. E quindi proca explosive. Andrà a tirare io, secondo me non ha senso. Anche in teoria è una bella carta, la pescassi anche io. Ho pescato la Spellstone. Ho pescato la Spellstone. Avendo pescato la Spellstone, sicuramente la gioco. Il fatto è, poi te la diamo o non te la diamo. Te la diamo o non te la diamo. È un bel dilemma. Questo è sicuramente un bel dilemma. Secondo me il trade è la scelta migliore. Preferisco mettere 2-2-3-3 piuttosto che una 3-1 o una 2-4, questo è in dubbio. Io ho ancora il segreto. Il problema è che dobbiamo riuscire a trovare il turno in cui pushiamo danni faccia. Perché è vero che abbiamo un vantaggio board, ma lui ha un vantaggio carte notevole rispetto a noi, notevole. Quella 3-6 è una bella 3-6. È indubbiamente una bella 3-6 che noi ignoriamo proprio, ma la velocità della luce, guardate. Allora, adesso, visto che non è ancora il turno di vabbè, non c'è un positioning decente per. Non esiste un positioning decente per counter explosive shot, quindi posiziono un po' a caso. Tanto non è ancora il turno del muro, quindi un attimo. Frankenstein, Counter Smite e Grievous Bite. Che aveva te a prendere? Allora,
Qua cosa si può fare? Si può fare shot e continuare a pushare danni faccia. Il problema è che ne pusho solo 4. Se no, il fatto che non metto altero su board, lui ha un altero taunt in mano. Che è un problema. È un grosso problema. Sembra un problema piccolo, invece è un grosso problema. Secondo me qua la scelta migliore è comunque attaccare con la 2-4, mettere che è un grab e passare. Perché non posso permettermi di giocare Explosive Shot adesso, poi lui mi gioca il taunt grosso e perdo la partita. Perdo proprio secco la partita, non la vinco mai più. Quindi non sono messo in una buona situazione e me ne sto. Cioè non... Eccolo, il buon Mario, eccolo. Salve, buon Mario. Salve, ben arrivato. Lei è proprio simpatico. Fai Byfin? Facciamo Byfin. C'è ben poco da fare. La speranza è che lui metta Minion. Si esponga a Explosive Shot per sbaglio perché posiziona come un cane. E poi vinciamo. Perché noi facciamo danni con 7 turni di Hero Power. 7 turni secondo me non ce li abbiamo. Però, maledetto. Quello se lo metti. Dipende che cacchio è. Te adesso giochi attorno al muro o a Explosive Shot? Io, nella sua situazione, giocherei attorno al muro, non a Explosive Shot. Lui ha posizionato. Forse più attorno a Explosive Shot. Hunter's Mark. Hunter's Mark mi permette di pulire tutto. E vabbè, lo facciamo. Che dobbiamo fare? Non è che possiamo farci molto. Lui è a 12. Piano piano, colpo su colpo, colpetto per colpetto. Tanto non ne ha più. Speriamo di pescare l'arco. E via. Gladiator Longbow, vieni a me. Gladiator Longbow. Dai, Gladiator Longbow. Ho bisogno di te. Oh, il segreto, sneaky. Gladiator Longbow. Più o meno. Non proprio quello che volevo, Facing Tap, devo dire la verità. Non proprio quello che volevo. E devo, il problema è che ho il prossimo turno e basta, secondo me, per pescare l'arco. Ho un taunt, la dinomanzia. E l'ha anche giocata bene. Ok, sono contento che ha attaccato con quello perché tanto semplicemente ha uno di attacco in più e non lo puoi rigiocare. Beh, se ha qualcos'altro da giocare non è vero. No, quello no, però. Quello non va bene. E neanche questo. 50-50! Io non ho molti turni. Il fatto è, ce l'avrò un altro turno? Dopo, cioè, avrò due pescate. Secondo me non ho due pescate. Lui mi dovrebbe uccidere in due turni. Il Murlocchino, eh? Murlocchino è una bestia, Il Larco, attenzione, attenzione, perché se lì sotto non c'è Wandering Monster, non ci sono cose zozze, lui non ha taunt, eh? Non c'è Wandering Monster lì sotto, vero? Non mi uccidi, vero? 9, 11, 13. Dai, non uccidermi, dai. Dai, non avere età, dai. Dai. Sii buono. Sii buono. Yeah! Yeah! Belli. Poi mi dite, Budi, ma perché giochi solo arena? Perché queste cose succedono solo in arena. Bello, amo Hearthstone, amo Hearthstone.
Allora, in genere, quando faccio streaming su Twitch, io ricordo che streamo su Twitch tutti i giorni, a parte il sabato. Quindi seguitemi su Twitch. Quando succede su Twitch c'è un chat spam booty culo. Ora, non capisco come mai. Non capisco come mai vada così tanto quell'emote booty culo in questi casi qui. Però in genere funziona così. Funziona così e io lo accetto e mai ho capito che deve accadere come se avessi avuto fortuna. Non mi sento minimamente di aver avuto fortuna. Per nulla. Quindi, via il bruiser. Via il bruiser, la phasing. La phasing è interessante. È interessante se peschiamo la spellstone, se no non è un granché. Io la butterei via. La butterei via. È chiaramente una carta a tempo carina la phasing, però avendo già il drop a 2, secondo me non ha senso. E quanti drop a 2 ho pescato? Brody, quanti drop a 2 che hai pescato? Allora, Warlock è sicuramente una bella classe. Anche lei soffre Hunter, quindi comunque siamo abbastanza contenti. Però comunque Warlock ha degli start, delle cose che possono... Ti fa Libraio, ti fa 2-4 taunt e poi sono cavolacci, eh. Io ve lo dico, io vi avverto, che poi sono problemi. Interessante situazione. È già una situazione interessante. Secondo me devo attaccare lasciandogli a lui il trade. Ancora la coin, lui è partito indubbiamente bene. È partito indubbiamente bene. Blood Fury Potion. Porca teota. Sei partito forte. Sei partito forte il nostro avversario. Adesso lui ha ancora la coin in tutto questo. In tutto questo, il problema principale è che lui ha ancora la coin. Qua cosa si fa? Cosa conviene fare? Probabilmente Bat Fisherman. Anche se non uso, non faccio un bel utilizzo del mio mana. Penso di sì. Penso di sì. Perché comunque sono 2 minion a difesa 2. Mettere Byfin fa lo stesso effetto del Fiery Bat. Ma pago mana in più e comunque uso una carta secondo me migliore, quindi facciamo così. L'arco è una bella pescata per fortuna, perché mi permette di portare danni in faccia. Metto anche Byfin, tutti morti. Considerateli morti quel minion lì. Però comunque siccome lo devo fare, non è che posso stare qui a guardarlo tutta la partita, quindi no, la vulcanica no, però. Vabbè, ha attivato la vulcanica. Noi mettiamo il nostro minion. Passiamo. Avrei preferito mettere un minion, trovare un minion a costo 4, così continuava a spammare l'hero power, però. Si fa quel che si può. Si fa quel che si può. Cursed Disciple. Cursed Disciple è il minion perfetto da mandare in mano. Da mandare in mano più tardi. La spesa, un'attenzione. Allora, sicuramente phasing. Sicuramente faccia. Quello che non è sicuro è cosa fare qua. Secondo me conviene fare l'hero power, perché nel caso in cui lui metta un minion adesso, io posso fare Hunter's Mark, Spellstone e teadarlo con l'arco. Il minion. Quindi continuare a pushare danni. Smike, Spellstone e teadarlo con l'arco. Il mio.
cazzo è caduto? Abbiamo assistito a... Cosa appena... Mi sfugge qualcosa! Perché ha spawnato la 5-1? Non capisco. Vi giuro che non capisco. Perché c'è una 5-1 in campo? Ragazzi, ora mi spiegate cosa è successo. Io, Blizzard, mi sa che è successo qualcosa che non va. Perché Nope. Lemoet? Perché ha spawnato la 5-1? E adesso perdo per questa cosa? Per quale motivo io dovrei perdere per un tuo bug? Scusami. Perché io dovrei perdere per un bug adesso? Se mi rimane una 4-5 in più, questa metà è vinta. Ho la phasing buggata. Hellfire. Dark Pact, vabbè. Vabbè. E Hellfire. E quante vite che riguadagni, che diamine. Ho finito le carte io. E vabbè. Bella partita. Bella partita. Certo che se il gioco funzionasse. Ho perso, ma il gioco non funziona. Le rot. Vedete, lui ha comunque un mazzo che countera bene Hunter. Vedete, ha due Voidlord, ha tante robe per riguadagnare vite. Warlock va draftato così purtroppo. Cioè, purtroppo. Ci sono tanti Hunter in giro, quindi bisogna fare così. Bisogna fare così per forza. No, comunque quella cosa non l'abbiamo capita, eh. Ancora rimane un dubbio. E? Due sette tanto, hai capito? Mica male. Mica male a 2-7 tanto. Ho perso uguale, perché non posso più vincere, non ho. Anche se pescassi. Ah vabbè, questo Alfonsone, allora. E allora tutte ce le abbiamo. Vabbè, va bene. Abbiamo perso, ma è qua, non è che abbiamo perso. Blizzard, porca teotta. Hunter vs Hunter. Ok, quella Spellstone com'è? A me piace, la tengo, sono un greedy. Tengo tutto, tengo Deopa 1, tengo Deopa 2, tengo la Spellstone, poi vediamo. Poi vediamo. Allora, Secret Kid, la mettiamo. Si poteva anche mettere Candleshot in realtà, però insomma, lui potrebbe mettere il segreto, potrebbe fare diverse cose. Candleshot si può anche rigiocare più tardi. Giochiamo in curva e via. Lui non ha fatto il Deoppa 1, non ha coinato il coin, la coin. Quindi vediamo. Fa coin adesso per il carry on grab. Il simpatico carry on grab. Allora, l'explosive trap è un'ottima pescata, ottima. Perché buffa anche la Secret Keeper. Io questo dannino qua
Glielo farei. Il fatto è. Ah, io lo faccio. Cioè, è vero che potevo far prendermi il free trade, però sono 4 pizze. A me se piocca explosive va bene. C'è tempo per fare i trade del caso. C'è tempo. E il tempo potrebbe essere questo. Perché io adesso posso fare arma di là 2-3-2-2. Quindi ti dado tutto. Adesso te la dai tutto è meglio, decisamente meglio. Perché tanto ero. Diciamo, lui avrebbe fatto dei trade migliori di quelli che ho fatto io. Quindi va bueno così. Il Codo 406. Ah, salve Codo 406. Vedi questo, va. Poi ne riparliamo. Ha senso attaccare con l'Iron Man? No. Direi di no. Il Bruiser, che palle. Lui attacca lì, anche giustamente. E nulla, io penso che qua devo fare tutti i trade. Teado qua, teado là. L'unico è questo trade qui, ma secondo me conviene farlo. Poettiamo danni. Ovviamente dobbiamo semplicemente tenere la board. Posiziono per explosive shot, non per crashing walls, perché tu non sei. Fateci sempre caso, ragazzi. Ora continuate a posizionare, non è facile. State attenti, soprattutto al muro a turno 7. Quella è una cosa a cui dovete stare attenti molto. Oh no. La succube è grossa, però. Anche quel coso è grosso. E uno, e quattro. E 3 e 2 e 1 Hero Power. Mazza che mi fa un Unleash the Hound grosso come una casa. Grosso come una casa. E vabbè, me l'ha fatto. Se me lo fa, me l'ha fatto. Forse era meglio mettere l'altro 1-2 di là. Però no, preferisco tenere così. No, non giocare i cani, non giocare. No. On the hunt. Mi ha messo un altro tauntone. Che palle. Oh, Kill Command. Oh. Ma Kill Command è buona. Fermi tutti. Kill Command è una buona carta. Kill Command è una buona carta. Lo mandiamo a 6, cioè a 4 o... Teado quello lì. Secondo me è meglio mandarlo a 4. Perché per la solita storia dei danni pari. Se tu fai danni pari, lo metti a tiro di schioppo con l'hero power dell'altro. Ma lui si deve curare. Se non si cura. La spesto. Non ti aiuta. E abbiamo vinto. Oh là. A 7 ci siamo arrivati. Io vi ricordo che a 7 comunque vi ridanno 150 gold indietro. Quindi l'arena ce la siamo ripagata. Questa è la cosa importante. L'arena ce la siamo ripagata. Ed è una bella cosa. È una bella, bella cosa. Ok. Anduin. Allora, Anduin è un bel counter per Hunter. Però non è detto, è chiaramente forte perché gioca bene contro Hunter, Anduin. Io Flanking Stack lo tengo perché il value della carta è indecente, quindi comunque preferisco tenerlo. Abbiamo drop a 1, abbiamo Shaki, ci serviva un altro minion. E dai, la reporter. Voleva stare in mano, e va bene. Se vuoi stare in mano mia, ti tengo. Vai tranquilla. Vai tranquilla. Allora. Qua la questione è particolare. Allora, una cosa importante contro il signor Anduino. La carta contro cui bisogna stare sempre tanto attenti è la Potion of Madness.
Lui non ha mai legato questa carta e non l'ha giocata ai primi due turni, quindi o un drop a 3 forte, o potrebbe essere la Potion of Madness o Shadow and Pain, qualcosa del genere. Se io faccio così, la pozione mi punisce al 50%, o la butta via perché mi tiene la 3-1, se no fa un bel trade e ciccia. Però no, secondo me non posso perdere l'iniziativa ora. Quello è un uovo. Particolare l'uovo, particolare, devo dire la verità. Mi devo aspettare una 5-5 a brevissimo. A brevissimo mi arriverà una 5-5 in faccia. Stavo pensando a cosa può arrivare. Perché a turno 4 cosa c'è che buffa? C'è Argus, c'è. Ci sono diverse cose in realtà. Ci sono diverse cose. Io metterei Firefly e pusherei. Il dannino potrebbe farmi comodo in realtà. Potrebbe anche farmi comodo. Preferisco giocare tutto. Giocare tutto e setupare un Flanking Strike. Lui, se si spacca l'uovo in qualche modo, io devo trovare. Devo avere più danni possibili per fare Flanking Strike dopo. Allora, quel coboldo vale 8. Quel coboldo lo rompiamo con lo strike, appunto. Quindi attacchiamo con lui. Quindi dannino qua, quindi faccia. Lo mandiamo a 17, che non è male, non è male. Holy Nova non ci punisce. La punizione più grande è Shadow Madness. Shadow Madness ci punisce un bel po', perché ci ruba Shaki, Teala, fa cose. Quindi Shadow Madness è la punizione più grossa. Un buff sull'uovo, onestamente, neanche troppo. Neanche troppo, dipende da che buff è, però non me ne vengono in mente di incredibili. Vediamo cosa ha trovato, si è trovato boh. Non c'è molto, vabbè, non ha fatto nulla. Allora ragazzi, una cosa importante, se tu non fai niente, a turno 2, a turno 3 metti un uovo che non fa nulla, a turno 4 metti un minion e a turno 5 non fai nulla, spesso perdi. È una cosa che, cioè, è così. È così. Quindi niente. Quindi niente. Babuno, un paladino. Paladino è una bella classe, simpatica. Ok, tengo tutto. Tengo tutto. Tutto. La Secret Keeper, anche se non è un granché, se per caso lui non avesse il turno 2, comunque. Well played. Che cattiveria. Subito spamma le emote. È uno cattivo questo. È uno aggressivo. Ho tutto in curva, ma ho tutta roba deboluccia in curva. Il problema è quello. Il problema è quello. L'unica cosa buona è la 2-5. 2-5 è andata. Non è un 4-4, dai, peggio. È peggio di un 4-4. Allora, quel Tide Creeper al momento lo ignoriamo. Ci pensiamo tra qualche turno. Tide Creeper più in là, più avanti. Più avanti la ragioniamo insieme. Ma per adesso, guarda, non ne voglio sapere di te. Il Gin è una bella 2-4, caruccia. Qua la situazione diventa interessante. Interessante. Se io facessi Hunter's Mark sulla 3-5, Teado. E teatro di là è una schifezza. Se io faccio qualcos'altro,
È una schifezza. È una schifezza un po' tutto. Che schifo. E vabbè. Passo. E non è che ho molte alternative qui, Puetteoppo. Puetteoppo mi sembra di non avere alternative. Lui mi mette anche Blessing lì sopra, quindi è proprio allegria proprio. Allegria. Candleshot. Candleshot mi permette di fare pulizia generale, che proprio male 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 non è. Male male male. Tanto. Il fatto è che adesso abbiamo perso il vantaggio tempo, cioè lui è in vantaggio tempo perché è il primo a giocare turno 5 ed è una situazione in cui contro cui paladino non vuoi essere mai, perché lui mette il pezzo, tu non glielo togli, lui può fare il buff, quindi è quasi sempre una schifezza. Interessante. Interessante. Dai, devo fare shot. Devo fare shot. Prossimo turno faccio Teapolas Peston. E speriamo che bastino. Che vi devo dire? È un exotic shot molto brutto. Molto brutto. Però siamo qui. Grime Street Informant è interessante. Può trovare cose forti. Può trovare cose molto forti al momento. Molto forti. Però anche molto scarse. Non è detto. Non è detto. Non facciamoci la testa. Allora, lo spawnello. Lo spawnello potrebbe spawnare tutto. Vabbè. Io ho tirato di arma solo 1-1 e faccio la giocata che avevo detto, tanto c'è ben poco da fare qui. Metto i tuoi lupi, il problema è che lui può fare cose. La cosa buona è che se lui mette i minion e poi attacca faccia, blocca explosive shot. Explosive tap. Mi confondo sempre. Che palle. Cambiate nomi. Chiamatelo Gino Pino. Il segreto. Così. Così. A cazzo. Allora. Faccia. Perfetto. Perfetto. Rapido. Indolore. Così non hai problemi. Fai il tuo turno quello migliore che puoi. E via. Quello è un po' con le bolze. Quello anche. Babini, la freezing trap, se funziona questa volta, freezing trap, che dici? Pensi di funzionare questo giro o fai come cazzo ti pare anche stavolta? Dimmelo te. Vedi te. Vedi te. Io non dico niente. Io non dico niente, a te la scelta. A te la scelta. Il martello. E qua ci serve un aiuto da qualche parte. La freezing la metto, lui potrebbe aver paura di qualcosa. No, potrebbe aver paura del Venom Strike Trap, della Snake Trap. Quindi mettere il segreto secondo me è buono. È buono comunque adesso. Anche se effettivamente non serve a niente. Però, sapete com'è, non si sa mai. No, Bon Mario però. Bon Mario proprio no. Allora, io ancora, Crashing Walls. Kill Command e Deadly Shot. Spella 2 non ne ho, Spella 1 non ne ho. Male che vada. No. Male che vada. E dammi la Murella una volta tanto. Cosa mi spawni di bello? Una 2-4 taunt. Non è bruttissima la 2-4 taunt, sapete? Non è bruttissima.
Ovviamente questo. Adesso. Quello gli tornerà in mano, quindi. Allora, Bormio era costo 9. Era sul costo giusto. Blitz, lo potevi fare costo 9. È costo suo. È costo suo. No, i quality però. No, consacrazione, no. Dai. Sei uno schifoso. Questa non ci voleva. Questa decisamente, ragazzi, non ci voleva. Mo si riprende in mano Bormer. Che non è brutto. Reporting for duty. E niente, qua abbiamo ben poco da fare. Cacciamo tutto, speriamo di pescare Kill Command. Kill Command in realtà lui va a 8, va a 6, sì, ci serve Kill Command, dai. Ci serve Kill Command, ci serve Crashing Walls. Anche Crashing Walls è carino. Perché comunque lui difficilmente metterà tra i minion. Se mette tra i minion 1 è un 1-1-1, quindi Necrotic Geist. Ok, va 8. Cave Hide. E niente, qua c'è ben poco da fare, ragazzi. C'è ben poco da fare. Questo è il turno, lo mandiamo a 4, cioè a 6. Quindi 4. Speriamo che lui non riesca a setappare l'Italy in 2 turni. Il problema è che lo può fare. Perché se lui con Bormer va. Allora. Con queste cure. Con queste cure. E anche il taunt ha messo, avete capito? Che c'è un zoom. Io devo sempre pescare Fisherman nel top deck, però, eh. Questo non va mica bene. Si può pescare anche dell'altro. Sta per tornare. Bon Mario. Il ritorno. Hai peggio. Hai di peggio. Hai anche di peggio. Eh sì, hai anche di peggio. Eh già. Mi sa che in 2 turni mi fai fuori. Non lo so, ma così a occhio, come l'impressione che tu in 2 turni mi ammazzi. Non ho outs, non ho outs. Anche posizionato bene, quindi GG, GG a lui. Vabbè, non so che è morto. Sì, sono morto a Bondi, ma. Ok, ci sta, dai. Abbiamo fatto 8-3, d'altronde questo. Su me ci è andata un po' malino contro questo paladino. Abbiamo perso contro questo paladino. Ci poteva stare però. Contro Warlock abbiamo perso perché si è buggato il gioco. E nulla. E nulla. Va buono, dai, abbiamo finito 8-3 comunque per un prima run su questo fabuloso Youtube. Sono contento. È una buona run. Comunque ogni volta che si superano le 7 va sempre bene. Va sempre bene. Le reward sono buone. Giocate arena. Giocate arena. Se vi è piaciuto il video, mettete like. E niente, commentate se c'è qualcosa che non vi piace. Se c'è qualcosa, aspettate, faccio una cosa fatta bene. Eccomi. Tutto bello grande. Se c'è qualcosa che, qualche critica, qualcosa che volete vedere, fatemi sapere, commentate qua sotto, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima run.